Ok, siamo pronti. Buonasera a tutti, sono Pier Mario Ferraro, giornalista della Stampa di Vercelli del Corriere Eusebiano, e siamo qui questa sera sulla piattaforma Meet di Stefania Grasso, fotografia, con la titolare appunto di questa piattaforma, la nostra amica Stefania, ma anche con due ospiti davvero speciali, Angelica e con la sua dolce figliola Caterina, che accogliamo ovviamente con molto piacere. Ecco, dovete sapere che l'oggetto dell'incontro, della discussione di quest'oggi, è proprio una fotografia che ritrae questa coraggiosa mamma con la sua tenera figlia. Una fotografia che praticamente, poi spiegherà bene Stefania, il 12 settembre, quindi lunedì, avrà una prima, diciamo così, una prima scrematura al Metropolitan di New York e poi verrà presentata nel mese di ottobre. Ecco. Andiamo con ordine, chiediamo appunto le tappe di a Stefania appunto di questo meraviglioso scatto, appunto di parlarci della storia, ecco, di come è nata proprio questa immagine che arriverà a New York. Ok, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti, grazie per questa video intervista, grazie ad Angelica, a Caterina e a tutti i partecipanti a questo incontro. Si tratta di una foto che risale a lontano ormai 2014, ma che ci ha regalato una serie di emozioni indescrivibili che tuttora continuano, come potete vedere. Ecco, tu nel 2014 eri ancora insegnante di sostegno, appunto, se non mi sbaglio. Ecco, come hai vissuto questa esperienza di insegnante di sostegno? È stato un anno particolarmente intenso, che ero ancora in totale precarietà. Venivo da una fase molto instabile, dovevo ancora rielaborare un grave lutto del 2013 quando persi mio papà. Avevo appena conseguito il corso di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali. È stato un corso molto faticoso, molto doloroso, che però, devo dire, mi ha permesso un grande balzo davanti nelle graduatorie. Non c'erano ancora cattedre di scienze libere, cattedre complete, poi ho sempre comunque prediletto e preferito l'insegnamento del sostegno. Purtroppo però, nella maggior parte dei casi, non sempre così, però purtroppo bisogna anche dirlo, che la cattiveria e l'ignoranza umana vedono il sostegno come un ripiego, non quando alla base ci vuole una situazione solida, tutt'altro. Tutto semplice, quindi bisogna lavorare con grande serietà. Questo impegno richiede sensibilità, richiede conoscenze approfondite in ogni disciplina scolastica. Il primo mese l'ho trascorso all'alberghiero di Gattinara, poi ci fu una seconda tornata di nomine e sapevo in fondo al cuore che qualcosa poteva migliorare. Non dimenticherò mai quella giornata, era l'8 di ottobre, era l'anniversario esatto di un anno della morte di mio papà. E quel giorno ero nell'aula magna del mio rosa stampa e iniziai a pregare. E quando mi chiamarono non potevo credere a quello che stava succedendo, non potevo credere ai miei occhi. Era libero in Lagrangia con 10 ore di sostegno, che avevo poi integrato con l'ITSFACCIO, che è l'istituto attuale dove sto insegnando, con 8 ore. Pensate che dall'emozione di tornare nel mio istituto dove mi sono formata, non sono riuscita nemmeno a firmare. Il giorno dopo conobbi Caterina e fu intesa a prima vista. Ecco, cosa ricordo di quell'incontro, di quel giorno? Vado perfettamente come se fosse ieri, che vicino all'entrata del Rosa Stampa c'era la piccola aula di sostegno, che la mia collega Valeria mi venne incontro spingendo la carrozzina con Caterina. Lei mi sorrise subito e poi iniziò a stringermi la mano. Caterina non può parlare, però i suoi occhi hanno tanto da dire. Ecco, qual è il contesto in cui hai scattato questa fotografia che appunto qui parliamo e che sarà a New York? Solo. Ci trovavamo presso il Salone Lugentesco. Io non sarei ne dovuta nemmeno andare. E poi Valeria mi disse di aver avuto un imprevisto e mi chiese gentilmente di presenziare. Così, con il referente Christian mi mise in fondo.
E poi ci fu la consegna della carrozzina per le gare paralimpiche da parte di Giusy Versace, e a questo punto venne poi chiamato in causa l'insegnante di sostegno, quindi toccò a me andare avanti. Giusy era molto dolce, venne a baciarmi, e poi scattò delle foto, non ha anche fatto una piega per dirmi. Segno del destino, tornai subito indietro e quel momento di tristezza che, presa dall'emozione del momento, stringe da sé la sua figlia. Non si poteva lasciare sfuggire un istante simile. Quella foto colpì tutto il mondo dei social. Sì, era una serata all'insegna dell'inclusione sociale, dell'abbattimento delle barriere. E il racconto di Giusy Versace sulla sua tragedia personale, una tematica che sembra averti colpito, e non solo come insegnante fotografa, ma anche come persona. Sì, Giusy ha raccontato del suo incidente, di come ha affrontato la conseguenza della perdita degli arti inferiori. Non è da tutti accettare un trauma simile con così tanta serenità, la stessa che poi contraddistingue Angelica. E questa cosa, questa forza, questo coraggio di vivere così dovrebbe essere di aiuto e di incoraggiamento anche a tutti noi, anche per quelli come me che devono convivere con delle malattie incurabili e che devono sostenere i propri familiari. Non si lamenta per niente nella vita, quando poi capitano cose di questo genere. Io vorrei che l'intervista che poi verrà diffusa, vorrei far capire a chi snobba le malattie o rende invisibile, a chi occupa i posti auto pubblicamente, considera la legge 104 un privilegio, a chi deride tutti coloro che si proteggono con mascherino o visiere dal Covid per la facilità, per non peggiorare la situazione, come realmente si vive tutti i giorni. Provate, mi rivolgo a queste persone, provate voi a non camminare, provate voi a non vedere più niente, provate a rimanere immobili almeno una giornata su una sedia oppure a oscurare un occhio, poi ne parliamo. Ecco, raccontaci di questo contest a New York, ecco, come hai preso di questo contest, di questa manifestazione, e perché hai deciso di candidare proprio questa fotografia? Scusa, se tutti hanno i microfoni magari al momento spenti, ok, grazie, solo noi due, ok. Io sono iscritta a diverse newsletter che mi informano di questi contest fotografici, di solito vengono dall'Europa dell'Est, come raccontavo prima a qualcuno. Però questa volta sono venuta da una società americana che si chiama Metropolitan Chapter of Photography Society of America, PSA MET, sapete? E ha sede proprio a New York e tiene delle esposizioni, delle conferenze, delle videoconferenze proprio presso il Metropolitan. C'erano diversi temi, dalla natura al paesaggio, alla fotografia di viaggio, al ritratto. Ho intitolato questa immagine che vedete proprio Love, ed è stata così selezionata. Io credo che ci sia tutto l'amore possibile in questo scatto, quindi non potevo intitolarla diversamente. Ecco, diciamo prima, ne accennavamo, ecco, quando verrà proiettata, quali sono magari le date, gli appuntamenti per questa fotografia a New York? Ecco, gli appuntamenti è che ci sarà appunto questa proiezione direttamente dal Metropolitan, quindi il 12 settembre avremo l'annuncio delle fotografie selezionate, l'annuncio ufficiale, poi il 23 ottobre, come da programma, ci sarà un annuncio inerente a tutte proprio le foto vincitrici menzionate, premiate, e si vincerà una medaglia. Io sono felice con questa piccola cosa, di aver dato una gioia così grande ad Angelica, che era veramente emozionata quando gliel'ho detto. Infatti gliel'ho detto: siediti prima che ti devo parlare, e che è una mamma decisamente coraggiosa. Ecco, adesso appunto sentiamo questa mamma coraggiosa, appunto Angelica. Innanzitutto buonasera, ecco, e se ci può raccontare come ha vissuto questa notizia e se la sorpresa, insomma, e quali emozioni le ha suscitata di questa fotografia a New York, al Metropolitan. Buonasera a tutti. Vabbè, è inutile dire che la felicità, la commozione e l'emozione la fanno da padrona ancora adesso, e l'adrenalina che ho in corpo la si vede tutta, perché tutti mi chiedono: ma che cos'hai? C'è qualcosa? Ho detto: ma no, figuriamoci. Mi è capitata una di quelle cose che non succedono spesso nella vita, ecco, diciamo. Anch'io ricordo quella sera come una delle più incredibili della nostra vita
Io non sapevo che Stefania tra l'altro ci facesse la foto in quel momento, perché io avevo appena finito di leggere una lettera che avevo scritto appena dopo la mezza maratona di Genova che avevamo corso in primavera, Cate, e la gioia era talmente tanta che ho sentito la necessità di scrivere delle righe dedicate alla squadra di Cate per far capire che cosa proviamo noi genitori quando aspettiamo i nostri ragazzi sotto lo striscione d'arrivo. E l'ho letta pubblicamente, Petti mi teneva il microfono e mi sorreggeva perché l'emozione era parecchia, e quando praticamente è partito l'applauso del pubblico, io sono buttata sulla carta per cercare di farmi sorreggere. Non ho pianto, però in quel momento il nostro amore è stato proprio brava a scattarla, tutto quello che c'è fra di noi. E quando mi ha detto che addirittura si va, immagine, mi è sembrata una cosa un po' oltre la nostra, è parecchio, stiamo parlando delle cose che succedono giorni, no, stiamo parlando di New York e io avevo una sorpresa del genere. Sì, ecco, quindi come si svolge la sua vita paralimpica e quella non paralimpica appunto insieme a Caterina? Vabbè, noi partecipiamo, parlo al plurale perché io da 26 anni parlo con Caterina, partecipa a maratone, mezzo maratone, magari di chilometri a livello locale, con la squadra che nasce a Prato, si chiama, da lontano 2013. Però avevamo solo un ruotino allora da applicare alla carrozzina e quindi non era una vera e propria carrozzina. Poco per volta, in grado la squadra, si è attivata alla competizione, alla nostra storia, e allora ha deciso di donare una carrozzina squadra, ed era la prima carrozzina che arrivava al nord e è stata destinata a Caterina. Quindi insomma alterniamo competizioni a una vita quotidiana un po' più tranquilla, diciamo, ecco. Ecco, con Stefania, che ha sempre preso parte a queste rassegne, ecco, com'è il vostro rapporto? Ne parlavi già prima, quindi di amicizia, di... Vabbè, diciamo che noi siamo rimasti in contatto con quasi tutti gli insegnanti che hanno condiviso un pezzo di vita con Caterina. È difficile staccarsi dai suoi occhi, come dicono tutti, questi occhi da cerbiato che hanno il cuore, l'anima, e non la lascia più. E quindi siamo in contatto, in un caso, magari non ci spede giorni, in contatto, ecco. E è difficile che lo... Ecco, quali sono le soddisfazioni più grandi che derivano appunto da queste rassegne, come può essere quella a cui ha partecipato Stefania e che vi coinvolgono anche? Ma a me subito sembra incredibile che insomma Angelica e Caterina da Vercelli possano suscitare un così grande interesse, ecco. Però a quanto pare insomma la nostra storia piace, nostre immagini, insomma, immagini d'amore, di eterno alla fine, la base di tutto è l'amore, cosa che può piacere, il mondo un po' in tutto. Ecco, come si può sensibilizzare i giovani e come stare vicino alle famiglie con ragazzi diversamente abili, ecco, a suo parere? Ma allora, io penso che lo sport sia l'istituzione meno discriminante e quindi c'è posto per tutti, e i ragazzi che praticano sport davvero non vedono la barriera che si vede magari in altre situazioni. La nostra vita non è facile, però la base è la conoscenza, l'aver voglia di ad andare al di là della, soprattutto mentale, che ruota a noi quasi, ecco. Si pensa a noi come vite solo difficili, solo infelici, quando invece non è così, è da presentare così la
vostra vita, la nostra è una vita fuori dal comune, innegabile, una vita difficile e faticosa, perché questo è vero, che però è un normale con uscite non dentro le mura di casa. E quindi anche qualche hobby e altre hobby, ovviamente. Ah, sì, allora la nostra è già una famiglia sportiva, quindi diciamo che quando mi è stato proposto di far provare Caterina è stato subito un sì a 360 gradi, però io sono appassionata di lirica e lei è sempre venuta a vedere anche le opere quando le rappresentavamo al civico con il coro lirico Viotti. Caterina adora stare in compagnia e mangiare insieme, lei è molto conviviale, ecco, quindi ognuno ha la sua caratteristica, stare con Caterina è un piacere perché piace mangiare ed è di compagnia. Ecco, cosa rappresenta per lei questa immagine che appunto di cui si parlava è così piena di successo? Ecco, cosa... Allora, quella è un'immagine ed è un ricordo indelebile di una delle serate più belle, più incredibili che abbiamo passato nella nostra vita, perché è stata una serata dedicata, c'erano tutti i miei affetti, i miei genitori, c'erano i miei nipoti, mancava mia sorella con il mio primo nipote perché purtroppo quella notte lì si era sentito male, quindi... Due persone mancavano, però c'erano i nostri amici, c'era il gruppo Happy, che è un gruppo aperto su WhatsApp, praticamente è un gruppo che quando si vuole scrivere si scrive, quando non si ha voglia e non c'è problema, sembra che non ci sentiamo per mesi, poi alla fine siamo sempre in contatto, siamo un po' di Vercelli, un po' in Puglia, in Toscana, ed è incredibile che tuttora adesso ci siano persone che si ricordano di quella serata. Infatti adesso Gabriella e Marta sono qui con noi stasera e le ringrazio tantissimo. Ecco, ritorniamo, pensiamo ovviamente a mamma Angelica e torniamo appunto a Stefania per così tornare un po' a parlare. E tu parlavi spesso di insegnante di sostegno, ecco, a te diciamo piace, vorresti dedicarti in futuro appunto al sostegno o preferisci diciamo rimanere professoressa di scienze come sei attualmente? Io non nego di preferire il sostegno perché sicuramente porta soddisfazioni maggiori nel rapporto uno a uno, contrariamente a quello che pensano molti colleghi, che la propria materia sia più gratificante. Per carità, lo è, per certi versi lo è, ma non è alla pari, non può essere considerata alla pari del sostegno. Io purtroppo non sono riuscita a conseguire l'abilitazione sul sostegno per tempo e quindi potrei sperare solo in un eventuale utilizzo senza il titolo di specializzazione. Ormai il mio destino però è quello di cercare di far amare le scienze della terra e della biologia, è una promessa che devo a chi me le ha fatte amare a sua volta. Per ora a Rombardi, poi vedremo. Ecco, un tuo ritorno al Lagrangio, il tuo cosa stampa, così come lo chiami tu, lo ritieni probabile, possibile? Ma non è da escludere, mai dire mai, è complicata la questione. Io non discuto sulle norme di trasferimenti, anche se sono assurde, però lo Stato dovrebbe portare, e anche le generazioni nuove, dovrebbero portare più rispetto per le persone più anziane in servizio. È raro questo ormai, purtroppo. Ammetto che quella mattina avrei preferito una pugnalata, però devo dire che a Lombardi sto bene, ho trovato delle persone molto buone, molto cordiali. Lo lascerei anche a malincuore, perché è bello nello stesso tempo sentirsi dire resta qui da una parte e ti aspettiamo da un'altra. In così modo uno si sente realizzato, tuttavia il cuore non si comanda. Ecco, qual è che ti lega tanto a quell'istituto che parlavi appunto della stampa? Io ho frequentato il liceo linguistico appena nato l'indirizzo, quindi siamo stati i primi a inaugurarlo. Poi ho visto il tramonto delle magistrali, il crescere dello psicopedagogico, il convertito poi in scienze umane, il progredire del liceo musicale. Caterina appunto viene dal liceo musicale, abbiamo passato un anno bellissimo insieme, musica, cultura... E sono stati 5 anni da alunna durante i quali la professoressa Forte mi ha fatto amare la biologia e la chimica, quindi a lei devo tantissimo sulla mia formazione, e poi ho fatto 5 anni da docente.
E io non posso dimenticare tutto questo, è un legame indissolubile. Poi quando passo in Corso Italia ho i ricordi del mio papà che mi accompagnava a scuola, che mi veniva a prendere, ho i ricordi dei miei colleghi, molti di loro ora sono cari amici, i miei insegnanti ai quali ora quasi tutti dico ciao, e anche ho avuto dei dolcissimi alunni oltre a Caterina. Provare per credere, cioè io dico sempre, provate a lavorare tanti anni in un posto, a star bene con tutti e poi arriva l'ultima persona in fondo, magari anche con atteggiamenti fuori luogo, presuntuosi, e vi soffia tutto. Non credo sia una cosa piacevole. Ecco, torniamo a quella più, diciamo, meno più allegra, diciamo così, più simpatica. Ecco, Stefania frequenta molto la Valle d'Aosta, lo sappiamo, ma recentemente anche il mare, anche grazie al mare, ha avuto successo. Infatti una sua foto è stata selezionata per la rivista Wheel Planet Photo Magazine e ci troviamo in Croazia e a Rovigno. Ecco, cosa ci racconti in merito? Diciamo che dopo quasi 6 anni sono tornata al mare, in Istria, e sono stata con un viaggio organizzato dal gruppo STAT ed è stato veramente emozionante, un'emozione pura. Io adoro vedere le onde che giungono a riva, starei ora in contemplazione. E nutro, infatti, come voi ben avete notato e sapete, una profonda adorazione per la nostra suprema madre, madre natura. Io prediligo la montagna, però anche il mare calmo, mosso, mi è di gran conforto, come lo sono i laghi. Avete visto nelle foto su Facebook i laghi di Plitvice, un bellissimo parco naturale. Poi adoro praticamente tutti gli animali. Sarà panteismo? Forse sì. E a Rovigno ho visto una medusa avvicinarsi a riva, era la specie, il genere Cassiopea, specie mediterranea, che ha la classica forma a uovo ad occhi due. Avevo la fortuna di tenere conto in quel momento la Nikon, la D7100, che ha un teleobiettivo 55-300 mm. E questa foto premiata su Wild Planet Photo Magazine, ci sono i link per vederla nelle mie pagine Facebook, troverete anche la descrizione sul mio canale YouTube che è in questo caso di Regno Non Spagnolo. Ecco, vediamo anche la presentazione del tuo ultimo fotolibro di oggi, giovedì alle 20:50, sempre su questa piattaforma, che ha il titolo La Valle d'Aosta del Gran San Bernardo e la affascinante metamorfosi. Ecco, una serata dedicata alle scienze naturali, ma anche all'arte, alla letteratura e alla musica. Ecco, puoi scendere nel dettaglio di quello che vedremo tra poco? Sì, giovedì 15 alle ore 15, quindi la settimana prossima. Quindi alle 20, si apre alle 20:50. Ci andiamo nel dettaglio appunto con un libro che descrive un percorso che illustra le varie località della valle del Gran San Bernardo. Quindi si parte da Gignon, Allaine, Etrouble, Saint-Ouen, con le loro opere d'arte, con le tradizioni legate alla via francigena e ai costumi di carnevale, fino a raggiungere il colle con la descrizione dei versanti, cioè quello italiano e quello svizzero, perché io sono stata chiamata per un portfolio dal 2020 al 2022, un po' problematico per la solita emergenza Covid, e ho fatto tutta questa serie di fotografie, prima sulla parte italiana e poi su quella svizzera, dove c'è l'ospizio con i cani. E ho scelto le melodie di Schubert legate al tema del viandante, perché io amo molto i Lieder, infatti il mio esame di maturità al liceo linguistico è stato tedesco orale, era proprio inerente a questi argomenti. Quindi ci sarà anche poi alla fine una proiezione di fotografie del passo del Gran San Bernardo dal lato svizzero, che le ho scattate proprio recentemente il 28 agosto tornando da una gita da Zermatt. Ecco, questo evento, oltre che ovviamente sulla tua piattaforma online, si terrà anche in presenza? Sì, dipende dalla disponibilità dei locali. Allora, dovrebbe essercene una anche il 7 ottobre, poi a Crescentino, ma c'è tutto un orario da definire. La Mondadori ha rifiutato questa, non ha dato disponibilità, ho un mezzo accordo con la libreria dell'Arca, sempre a Vercelli, di sentirci poi a metà settembre, poi vedremo di contattare anche la libreria Sant'Andrea e appunto nel Vercellese. Diciamo che questa piattaforma rimane utile per chi magari ha problemi di mobilità, per chi ha problemi a guidare la macchina, lo capisco perfettamente come me. E poi bisogna vedere anche in Valle d'Aosta la programmazione dei futuri eventi estivi, quindi magari non è detto che poi non si riesca anche a presentare.
Ecco, interverranno anche moderatori importanti, ecco, li puoi presentare. Sì, allora ci sarà la professoressa Paola Bosso, che è una donna di grande cultura, amante dei viaggi ed è docente di lettere presso l'Istituto Alberghiero di Trino, e ha molta esperienza anche sulle tradizioni locali, appunto sui viaggi. E poi dovrebbe esserci anche il professor Giovanni Ferraris, che è stato docente di cristallografia presso l'Università di Torino, che mi ha aiutata nella supervisione dei titoli inerenti ai dettagli delle rocce metamorfiche, perché io poi appunto sono laureata in biologia, quindi non è che abbia tutti i dettagli proprio noti di questa meravigliosa parte delle scienze naturali. Il professore era già stato coinvolto anche precedentemente con l'Ipsia Lombardi, perché siccome recentemente, qualche anno fa, ha scoperto lui un minerale nella zona della Francia, a questo minerale è stato dato il nome di ferrarisite, quindi un ragazzo dell'allora Prima Meccanici aveva voluto approfondire il discorso, quindi abbiamo tenuto anche un colloquio molto, molto piacevole con il professore. Come si può partecipare? Ricordo che giovedì. Allora, non so, magari qualcuno di voi l'ha già visto, c'è un evento apposito su Facebook dove ci sarà il link per partecipare, oppure potete. Vi scrivo qua il numero WhatsApp dove poter chiedere il link e vi lascio anche le mail, se qualcuno è più comodo dal PC, adesso non so come potete fare, lascio anche le mail per partecipare, per chiedere il link. Bene, abbiamo concluso, ringraziamo ovviamente Stefania, Angelica, con la figlia Caterina. Ecco, se c'è qualcuno che magari ha qualche domanda o vuole intervenire, altrimenti appunto concludiamo questa chiacchierata molto molto bella, molto simpatica, anche molto istruttiva con Stefania. Io ringrazio anche tutte le amiche che sono intervenute, però da tanto che non vedevo, quindi sono proprio felice che abbiano presenziato. Grazie. Grazie a tutti. E speriamo di vederci, soprattutto. Va bene. A posto, Kate.